Va bene, allora iniziamo. Io vi, vi saluto e vi, vi auguro il benvenuto e una buona serata, vedo che siete sempre numerosi, a questa, questo giovedì che ci propone un altro evento per la serie Uno Sguardo Fuori, questo ciclo di videoconferenze. E questa sera abbiamo come ospite relatore Stefano Morosini. Eh, Stefano Morosini, oltre ad essere un amico, è un ricercatore associato presso i laboratori di storia della delle Alpi dell'Università della Svizzera Italiana, è professore di storia presso l'Università di Bergamo ed è responsabile scientifico dei progetti di valorizzazione storica del Parco Nazionale dello Stelvio. È socio CAI dal 1996, ha ricoperto per quattro mandati il ruolo di consigliere sezionale oltre che anche di vicepresidente, è, è past president della Commissione Culturale ed è anche istruttore regionale di Arrampicata Libera presso la scuola di alpinismo valeseriana. Quindi un super titolato direi. E ringrazio Stefano per essere qui e per parlarci questa sera di questo interessante argomento che in effetti si riferisce a un evento che avrebbe dovuto essere diciamo, celebrato nel, nello scorso anno, e un evento che ricorda la prima salita del Pizzo della Presolana. Ecco, mh, direi che sarà sicuramente una serata interessante eh, una serata storica, e passo la parola a Stefano per eh, parlarci appunto di questo bel argomento. Grazie Stefano grazie, Gege. Eh, grazie a tutti quelli che, che sostengono, ecco, con il loro impegno organizzativo e anche di gestione informatica. Eh, della serata, eh, queste iniziative che, che stanno funzionando molto bene, che un anno fa, eh, proprio a pochi giorni, un anno fa non ci saremmo mai aspettati di, di svolgere in questa modalità. Eh, credo che tutti cogliamo gli aspetti positivi, ma anche, anche il desiderio di, di riprendere la convivialità e la consuetudine di, di vedersi in presenza. Però mi sembra ecco, che, che i tanti incontri che ci sono stati a partire dallo scorso autunno, con vari contenuti di tipo culturale, eh, siano stati un bello stimolo per, per mantenere eh, presenza, eh, riferimenti e, e attività eh, di tipo culturale all'interno all della nostra sezione del Cai di Bergamo. Quindi, grazie non solo formali a, a chi sta quotidianamente impegnandosi per, per sostenere queste attività, nonostante la distanza. E faccio qualche premessa, mm, posso anche passare a, alla, alla prima immagine delle, delle immagini che vi mostrerò e che potrete ben riconoscere come l'immagine del contenuto principale di questa serata, che è, che è la presolana. Mi confermate lo scorrimento dell'immagine, vero? Sì. Ok. Allora, eh, faccio delle premesse di metodo eh, molto generali, vedrete che farò dei riferimenti a mie esperienze personali e poi eh, invece farò riferimenti a questa prima ascensione e approfondirò una serie di elementi legati a questa prima ascensione che risale a 150 anni fa, al 1870 e al, al mese di ottobre del 1870. La prima premessa è legata alla, alla disciplina che io pratico che coltivo professionalmente facendo il ricercatore e il professore eh, di storia all'università. E questa premessa è in qualche modo lo statuto eh, iniziale, fondamentale eh, della storia. E questa premessa eh, parla della conoscenza del passato come di. Uno strumento che ci aiuta, la conoscenza del passato, a comprendere meglio il presente nel quale viviamo. Quindi la storia, se la vogliamo interpretare così, è eh, un modo per conoscere il passato che ci aiuta a comprendere meglio il presente. E il punto eh, terzo di questo assunto, di questo statuto fondamentale della conoscenza storica, è che una migliore conoscenza del presente ci aiuta a progettare, a preparare il futuro. E quindi la conoscenza del passato ci serve per il futuro, e quindi è qualcosa di utile, è qualcosa di interessante da, da coltivare e da praticare. Se decliniamo questa definizione generale della storia al eh, mondo della montagna e alla pratica della montagna eh, e quindi ci soffermiamo su come l'uomo eh, nel corso del tempo, degli anni, eh, si è approcciato alla montagna, possiamo pensare che conoscere eh, la pratica dell'alpinismo, eh, la frequentazione della montagna eh, nel passato, ci aiuta meglio a comprendere come noi nel presente ci muoviamo e pratichiamo questa disciplina. E la conoscenza migliore del presente nel quale noi ci muoviamo praticando l'alpinismo, la montagna, ci aiuta a progettare e a preparare il futuro. E quindi io credo che sia, non solo per deformazione professionale, ma, ma per una profonda convinzione, credo che sia molto interessante eh, per chi è appassionato di montagna, chi pratica la montagna a vari livelli, eh, conoscerla anche nella sua evoluzione. E vedrete eh, per i contenuti che io vi, vi presenterò e che ho scelto in modo parziale, naturalmente, di presentarvi, che eh, questi contenuti, raccontando del passato, del passato di questa montagna, della presolana, sono un modo per. Eh, Guardare meglio al, alla presolana di oggi, al nostro modo di salire, eh, la presolana o più in generale altre montagne, eh, e di salirla d'estate dal versante meridionale o di salirla eh, d'inverno con la neve, con il ghiaccio dal suo versante settentrionale e dal suo bellissimo spigolo nord-ovest che vedete in questa immagine. C'è un altro elemento che, che vi voglio proporre. Che sono solito usare quando eh, nelle, nelle lezioni sulla storia dell'alpinismo che tengo per, per i corsi di alpinismo eh, nella mia scuola di alpinismo, la Scuola Valle Seriana, eh, introduco eh, l'intervento che faccio, che è molto più generale, che ovviamente non parla solo della presolana. E, e questo elemento. Eh, riguarda di nuovo l'evoluzione storica, l'evoluzione nel tempo della pratica della montagna. Ecco, io mh, negli anni eh, mi sono mh, convinto che, che la pratica della montagna, così, così limitata, no? non tutti lo fanno eh, nel, nel mondo e nell'umanità. Si sia evoluta nel tempo per tre, secondo tre dinamiche, eh, secondo tre modalità. E queste tre modalità di evoluzione nella storia della frequentazione della montagna, della pratica dell'alpinismo sono, eh, molto schematicamente, da un lato l'evoluzione che corre tra una generazione e l'altra, e quindi un ciclo che ha una cadenza più o meno trentennale, per cui eh, i, gli allievi imparano dai maestri e magari superano i maestri, e quindi. Se riflettiamo sull'evoluzione della pratica della montagna, noi ci soffermeremo su un'ascensione che è avvenuta 151 anni fa, 150 anni fa, e da allora sono passate 5-6 generazioni. Uno dei, dei passaggi evolutivi è legato al passaggio delle generazioni. Il secondo passaggio, eh, vedrete che, che è presente nei riferimenti che vi farò, è legato a... Non all'evoluzione da una generazione all'altra, ma all'evoluzione della tecnica. La, la pratica dell'alpinismo è legata a strumenti, a mezzi, attrezzature che nel corso degli anni, e certamente nel corso degli ultimi 150 anni, quindi dall'età pionieristica dell'alpinismo, dalla prima ascensione della presolana a oggi, dal punto di vista tecnico molto è accaduto e sono eh, intervenuti moltissime trasformazioni. E l'ultimo elemento, anche questo vedrete presente nelle, nelle mie riflessioni che vi proporrò, si evolve nel corso del tempo la mentalità, la società. Noi eh, viviamo in un mondo che si è profondamente trasformato dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico e dal punto di vista culturale eh, rispetto al mondo nel quale Antonio Curò, Federico Frizzoni e Carlo Pietro Medici salirono. Nel 1870 l'ha preso Lana per la prima volta. Quindi tre fattori: le generazioni, l'evoluzione della tecnica, eh, diciamo l'evoluzione della mentalità, o l'evoluzione della società, o l'evoluzione dell'economia. Eh? Vado avanti e, e sono sempre in premessa. Mm, per me, eh, qui entro in un, in un ambito molto biografico, molto personale. Eh, salire la presolana o salire le montagne in un senso più generale, come vedrete, è una passione, una passione eh, che mi misura con, con il terreno difficile della montagna, ma è anche una passione culturale. Allora, eh, quando salgo le montagne cerco le tracce di chi è salito prima di me su quelle montagne o su quelle vie alpinistiche e cerco di ricostruire le trame, la storia. Eh, di come questa montagna che sto affrontando nel tempo è stata salita. Ed è una bella scommessa culturale quella di, di dare spessore storico alla salita di una certa via o la salita di un certo versante o la salita di una certa montagna. E l'altro elemento eh, che riguarda proprio la presolana, e qui vedete qualche immagine che poi brevemente commento, è legata al fatto che nella mia biografia personale, nella mia vita, io ho salito, non ho un numero preciso, ma molte decine di volte. Eh, la Presolana l'ho salita dai suoi vari versanti, eh, l'ho salita eh, attraverso la ripetizione di diverse vie alpinistiche eh, l'ho salita per la prima volta e eh, ne ho un ricordo vivido, a 11 anni eh, per la via che percorse. Eh, curò Frizzoni e Medici nel 1870 per la via normale della presolana orientale, ma, ehm, ma poi l'ho salita nell'anno 2000, aprendo una via eh, sempre eh, sulla, sulla presolana occidentale eh, in, in un punto di partenza non lontano dalla grotta dei Pagani. Eh, questa via che, che aprì nell'anno 2000. Insieme a Elio Verzeri, istruttore nazionale di alpinismo, eh, io, che ero un ragazzo di vent'anni, molto, molto appassionato e molto dedito alle scalate, molto più di adesso, almeno in termini di dedizione, di costanza e di frequenza, eh, chiamavo questa via Champenoise perché fu salita con metodi tradizionali, così come il vino Champenoise è realizzato con metodi eh, di tipo tradizionale. E il, il metodo eh, di nominazione irriverente dal 2000 al 1870, in 130 anni allora, eh, mostra un'evoluzione che eh, ci presenta la Presolana come un libro di storia, come un libro nel quale lungo tante generazioni eh, la pratica dell'arrampicata o la pratica dell'alpinismo si sono evolute eh, e con un processo che è molto interessante conoscere e frequentare. Torno alle lapidi eh, che, che vedete qui rappresentate, che parlano da un lato della prima ascensione, su cui mi soffermerò dopo, e poi a questa ascensione particolare avvenuta nel 1888 da parte di, di questo sacerdote milanese Achille Ratti, che poi è divenuto papa, e quindi è, è un'ascensione che ha diversi significati e, e per la biografia del suo protagonista molto interessante. E qui mh, procedo ecco, da, da dei ricordi personali e da, e da un mio rapporto personale molto intenso e frequentato con, con la Presolana facendo qualche divagazione, ma eh, andiamo su un'altra montagna che, che è importante nelle, nelle Prealpi o nelle Alpi Orobie e che non è il Re Castello dal suo versante settentrionale che è in primo piano. In questo quadro di, di grande formato, che è presente nella quadreria eh, del Palamonti, sede del Cai di Bergamo, ma, ma nell'immagine nell eh, di montagna del Monte Gleno, che è leggermente sullo sfondo e dove si vede eh, in maniera evidente il, il ghiacciaio che sul versante del Gleno scendeva con dimensioni, superficie. E, e ingombro ben diverso dalle minime tracce glaciali che sono presenti eh, dopo oltre un secolo dalla realizzazione di questo quadro eh, nell'epoca dell'antropocene o del riscaldamento globale, con le trasformazioni che noi possiamo misurare sulle nostre montagne. Ecco, io ho, ho pensato di divagare di parlandovi del Monte Gleno, perché il Monte Gleno è stato salito per la prima volta da un famosissimo, vera, importante alpinista inglese, Douglas William Freshfield, nel 1874. E, e quindi mh, per me, nella mia esperienza, eh, salire il Monte Gleno significa salire eh, una montagna che è stata per la prima volta, almeno vedrete, ecco, non sempre effettivamente la prima volta, ma la prima volta certificata, eh, nel caso del Gleno, risale all'ascensione di un alpinista britannico, accompagnato da una guida alpina eh, francese, francofona di, di Chamonix, nel 1874. E, e questo alpinista mi, eh, mi accompagna e mi ha accompagnato in altre ascensioni molto significative nella mia vita, come questa. Questa che vedete è la cima del San Matteo, siamo nel gruppo ortles Cevedale, eh, siamo nelle Alpi Retiche, eh, siamo a 3678 metri. Che il punto da cui ho ritratto eh, la cima del San Matteo è la cima, o, o proprio nei pressi della cima del 3.0, quindi ad alc alcune centinaia di metri in linea d'aria eh, dalla cima del San Matteo. E per me salire queste montagne significa eh, ritornare all'epoca pionieristica in cui per la prima volta di nuovo Douglas William Freshfield salì il San Matteo eh, nel 1865, nel mese di giugno, il 28 giugno del 1865. Ma l'altro elemento per cui ho scelto di proporvi questa immagine, che, che è eccentrica rispetto alla presolana, su cui tornerò, da questa divagazione è, che vedete, ci sono dei fili spinati, eh, ci sono delle tracce di, di postazioni eh, italiane in questo caso eh, della prima guerra mondiale. Quindi, di nuovo, per me dare significato culturale e storico alla pratica dell'alpinismo significa anche eh, contestualizzare queste montagne nell'esperienza eh, drammatica, estrema e certamente anche affascinante. Eh, della prima guerra mondiale che e su queste montagne fu combattuta 1915-1918. Ma poi, per proseguire nella, nelle mie divagazioni, eh, vi mostro quest'altra montagna che fu salita per la prima volta insieme al Pleno e al San Matteo da questo grande alpinista e viaggiatore inglese. Qui siamo in Georgia, siamo in Caucaso, siamo nel nord-ovest. Eh, del Caucaso, eh, siamo nella regione della Svanezia, e, e questa montagna, il Tetnuldi, eh, fu salito da Freshfield nel 1896. Allora, eh, quando io, eh, quello che vedete, scusate di nuovo la divagazione. Quello che vedete dalla cima del Tetnuldi è eh, il monte Elbruz, il magnifico e difficile eh, Ushba. E poi, dall'altro lato, delle montagne che non hanno nome, che sono veramente magnifiche. Eh, dalla cima di questa montagna Tetnuldi. Che io ho salito eh, con eh, altri tre istruttori della Scuola di Alpinismo e Scialpinismo Valle Seriana, Maurizio Gotti, Stefano Roggerini e Massimo Bernardi nell'estate eh, del 2019. Ecco, questa, questa salita per me è stata una bellissima esperienza alpinistica avventurosa, non certo esplorativa come era stato per eh, Freshfield più di 120 anni fa, ma è stata una bellissima avventura in amicizia con, con eh, forti e validi alpinisti istruttori che, che con me hanno, hanno vissuto questa, questa bella esperienza, ma è stata anche un'esperienza culturale perché il caucaso eh, di Freshfield o il Caucaso di Vittorio Sella è molto diverso dal Caucaso di oggi ma continua a essere un terreno d'avventura, un terreno eh, remoto rispetto alle nostre Alpi Orobie oppure alle Alpi in un senso geografico eh, più prossimo. E quindi eh, per me praticare questa, questa piccola spedizione alpinistica leggera, eh, durata alcune settimane, nel mese di agosto di, di due anni fa, nell'estate del 19, è stata anche un'avventura culturale e il ritornare a luoghi che, che oltre un secolo fa sono stati frequentati da altri alpinisti ed esploratori con mezzi, eh, strumenti, eh, attrezzature, eh, mentalità, economia, eh, politica, completamente diversi da quelli eh, all'interno dei quali ci muoviamo noi. Procedo con, con i riferimenti introduttivi e, e mi voglio soffermare su, su una bella esperienza che, che mi ha accompagnato insieme ad amici, eh, ad un gruppo più ampio, non solo legato agli autori di questo piccolo libretto, Davide Castelli, Francesco Lomonaco, ma a tanti eh, istruttori che, che si erano impegnati nella ripetizione, nella verifica di 14 cime che nel corso di 140 anni, questa pubblicazione è stata realizzata nel 2013 per il 140 ⁇ di fondazione eh, della sezione di Bergamo, ma anche per il 150 ⁇ di fondazione del CAI, 1863 viene fondato a Torino il Club Alpino Italiano, 1873 viene fondata a Bergamo la sezione. Bergamasca del Cai. E in questo piccolo libretto molto, molto pulito, molto essenziale, in bianco e nero, con le sole tracce di salita a colore, di colore rosso, eh, tanti istruttori delle varie scuole si erano impegnati nel eh, ripetere eh, 14 itinerari alpinistici in qualche modo suddivisi decennio per decennio, che dal 1870, il primo itinerario è proprio quello della salita alla Presolana, eh, ci portavano verso il presente. Quindi un libro con eh, itinerari descritti dal punto di vista tecnico, con eh, ripetizioni che ne descrivevano i passaggi, i gradi di difficoltà, ma che è anche... Eh, voleva proporre dei contenuti di tipo culturale. E allora in quell'occasione abbiamo lavorato sui due livelli, quello, quello della descrizione dei contenuti, ma anche quello della, del valore culturale eh, di queste ascensioni, compiute appunto con una cadenza più o meno decennale nel corso della storia. E, e in, quella, in quel libretto io mi soffermavo anche sulla, sulla prima ascensione della Presolana, che chiaramente è significativa. Ed è importante, su cui adesso entro più, entro più nel merito dopo le divagazioni che, che ho voluto fare, ma che, di cui spero abbiate colto il, il senso. Allora, ehm, iniziamo da, da, da qualche riferimento su, eh, su questa montagna. Eh, prima di parlare dei suoi salitori e prima di parlare eh, della salita. E questo riferimento passa da, da questa fotografia pomeridiana eh, a una fotografia storica che, che è presa dall'archivio fotografico della sezione di Bergamo. Eh, da un'altra fotografia storica vedete molto bene eh, l'abbigliamento di, di, di questi alpinisti eh, di, di primo novecento che sono sulla cima della Presolana. Di questa, di questa signora con questa gonnona eh, sicuramente non comoda ma molto elegante ma molto diversa da quella che potrebbe essere l'abbigliamento con cui oggi si, si sale la presolana o altre montagne eh, oppure eh, altro elemento che, che mi riporta a, alla conoscenza storica di questi luoghi è questa mappa che solo di recente ho ho trovato, poi ha una copertura corrispondente a tutta la Lombardia e che proviene dall'archivio di Stato di Milano. È una mappa austriaca, eh, non datata, ma per riferimenti che, che si possono cogliere, risalente indicativamente al 1840. Questa è l'età eh, di questa mappa. Ecco, l'ho scelto di, di proporvela tra i, tra i vari riferimenti eh, divaganti che pensato di inserire in questa presentazione perché su questa mappa austriaca che ri, ricopre appunto tutta la superficie della Lombardia eh, la montagna che sta tra Castione e Collere con due L è il monte Olone e sfido chi eh, chi è collegato a, a riconoscere dato che non è presente sulla grande maggioranza delle eh, cartine geografiche, eh, diciamo almeno novecentesche, dalle IgM eh, in poi, eh, questo toponimo. Il Monte Olone è una piccola cima, spesso non nominata, eh, nella possiamo chiamare Presolana di Valzurio, sopra il Rifugio Rinolmo. Ecco, questa mappa austriaca non riporta il nome Presolana, ma riporta solo il Monte Olone. E, e qui ho trovato qualche difficoltà di orientamento, ma poi ma poi ricondotto a, ai riferimenti che, che vi ho dato. E, e per usare delle mappe e quindi per entrare di nuovo nel merito della prima ascensione alla Presolana, e vado ancora più indietro e vado a a una data ecco, che ha segnato dei cambiamenti politici legati alla discesa di Napoleone in Italia 1796 e, e a quella che era la geografia politica eh, di Bergamo dell'Italia settentrionale alla fine del Settecento. Vedrete che ci sono, ci sono dei nessi con quello che dirò tra poco. Quindi, come, come sapete, come sappiamo. Bergamo era la propagine più occidentale della Repubblica di Venezia. E eh, accanto a Bergamo, come Manzoni nei Promessi Sposi ci racconta bene, eh, correva il confine con il Ducato di Milano e a settentrione correva il confine con eh, il territorio di appartenenza eh, svizzera delle Tre Leghe Grigioni eh, della Valtellina. E questo ci dice anche: eh, questa è la storia del nostro territorio, la storia delle nostre montagne. Se Bergamo, fortezza con città alta, era l'ultimo baluardo ecco, difensivo eh, ad occidente della Repubblica di Venezia, le montagne bergamasche erano un eh, territorio di grande traffico, di grande scambio tra la Repubblica di Venezia, con tutti i commerci che, navali. Che da Venezia confluivano nell'entroterra verso il Grande Nord, verso eh, l'Impero Austro-Ungarico, verso eh, gli Stati Tedeschi, verso la Svizzera. Dalle montagne bergamasche c'erano moltissimi transiti lungo i suoi passi, dal più importante passo di San Marco agli altri passi minori presenti sulle montagne bergamasche. Da queste montagne bergamasche eh, C'è anche un fenomeno migratorio molto, molto interessante, molto significativo, molto curioso, che è quello della comunità svizzera che a partire dal Settecento, dalla Svizzera, da varie località eh, della Svizzera, soprattutto dalla Svizzera tedesca e dal Cantone dei Grigioni, si è eh, trasferita, è emigrata eh, in Italia se possiamo chiamarla così, comunque nella Repubblica di Venezia, e a, si è stabilita a Bergamo e nella provincia di Bergamo per eh, impiantare in provincia di Bergamo una serie di attività economiche, imprenditoriali, legate soprattutto al campo tessile. Io ho scelto di proporvi questa cartolina d'epoca eh, che mostra lo stabilimento Negger di Albino. È una scelta, eh, potevo parlarvi di altre realtà imprenditoriali legate alla storia dell'industria tessile nella provincia di Bergamo, fondata e condotta da eh, imprenditori di origini svizzere. Vi farò qualche eh, riferimento di, di cognome generale come può essere von Wusser, Zavarit, Legler. Mm? Questi sono cognomi di imprenditori che nel 700 si sono trasferiti a Bergamo, perché a Bergamo trovavano due fattori importanti per, per investire, per eh, impiantare attività economiche legate all'industria tessile che era in crescita, in nascita e sviluppo eh, in quegli anni. I fattori sono la presenza dell'acqua e quindi della forza motrice che serviva a far funzionare le macchine tessili eh, presenti in queste fabbriche, e il costo del lavoro, il basso costo del lavoro della manodopera è abbondante e ben presente in provincia di Bergamo. Bene, proseguendo da, da questi riferimenti generali, gli Onegger non avevano una particolare attitudine alla pratica dell'alpinismo, eh, andiamo in una località dell'Engadina, dell dell'Engadina centrale, che è la cittadina di Celerina. Siamo a pochi chilometri da San Moritz e da questa località, da Celerina, provengono due famiglie di imprenditori svizzeri che, nel corso del Settecento, si trasferiscono dalla Svizzera a Bergamo per avviare attività imprenditoriali legate soprattutto al tessile. Il primo riferimento, ma, ma, ma poi ci torno, è alla famiglia Frizzoni. E secondo riferimento sarà certamente alla famiglia Curò. Eh, quello che vedete è, sono delle tracce della presenza della famiglia Frizzoni eh, nella provincia di Bergamo, è una famiglia importante dal punto di vista economico e anche del ruolo sociale che, che questa famiglia ha avuto nel fondare l'istituto eh, ortopedico Matteo Rota, eh, che, che è ancora eh, conosciamo ecco, nel centro di Bergamo via Garibaldi e eh, a Varazzi in Liguria eh, questa grande colonia per, per fanciulli eh, con, con problemi di rachitismo. Certamente poi ritorno all'immagine che segue nella donazione che la famiglia Frizzoni ha fatto all'inizio del Novecento al comune di Bergamo eh, del suo palazzo, per cui si chiama Palazzo Frizzoni. E che donato dalla famiglia Frizzoni, originaria di Celerina e di origini quindi svizzere, eh, è diventato invece sede del comune, quindi patrimonio della cittadinanza eh, bergamasca. Ehm, ritorno su Curò, che è l'autore di questo appunto, di una gita da Celerina a Bormio a piedi, eh, effettuata il 30 agosto del 1873. Ma mi soffermo su, su questa chiesa. Che, che conosciamo in via Roma, di fronte alla Banca d'Italia, siamo a pochi metri da Porta Nuova, e che è la sede della Chiesa evangelica protestante eh, di Bergamo. Questo significa che questa Chiesa non, non, non risponde ecco per statuto istituzionale, al, al Vescovo e in, in linea indiretta al Vaticano e al Papa, ma risponde alla comunità evangelica che a Bergamo è presente dal, eh, dall'Ottocento, dal, dalle prime famiglie di provenienza svizzera e di religione protestante, che a Bergamo arrivarono e che stabilirono nel cuore della città, della città bassa, eh, questa chiesa simbolo di questa presenza storica nell'economia, nella società, nella cultura e anche nella religione eh, minoritaria ma presente nella storia. Eh, Bergamasca mm? eh, procedo e, e entro nel merito eh, del, del protagonista principale eh, dell'ascensione che fu realizzata eh, nell'ottobre del 1870 alla Presolana e parlo di, di Antonio Curò Antonio Curò che eh, di cui vedete la tomba tomba nel settore evangelico, quindi nel settore protestante eh, del cimitero comunale monumentale eh, di Bergamo, eh, che ha una bella lapide che mostra la, eh, un, un simbolo di, di farfalla su cui, su cui tra, poco, tra poco tornerò, simbolo di farfalla che ritorna anche sul palazzo, eh, siamo in via Porta di Pinta, in città alta, vicino a Palazzo Moroni. Tra la funicolare e la fara, eh, il, il simbolo della, della farfalla è presente anche in questa eh, bella struttura in, in pietra di sarnico eh, sul palazzo Benaglio Curò eh, di, di Città Alta che, che fu costruito e voluto da, da Antonio Curò, fondatore della sezione del Cai di Bergamo, come, come presto dirò. Ecco, Curò è un bellissimo personaggio. Appartenente appunto a questa famiglia originaria di Celerina, eh, che nel Settecento si trasferì eh, a Bergamo eh, nell'ambito dell'imprenditoria eh, tessile legata soprattutto alla produzione di seta. Curò che studiò eh, nella laurea, eh, che possiamo chiamare oggi triennale, a Losanna e poi si perfezionò a Parigi, quindi con un. Percorso di studi internazionale eh, in Francia, in Svizzera prima e in Francia poi. Eh, Curò che compì un lungo viaggio negli Stati Uniti, eh, lasciando un diario di questo, di questo viaggio in gioventù eh, negli Stati Uniti d'America. Eh, Curò che aveva una passione, una pratica della ricerca scientifica in vari campi, da quello, come vedete, eh, meteorologico, climatologico, con questi trattati eh, da lui redatti sulla climatologia della provincia di Bergamo, con le misurazioni delle temperature e della piovosità nel 1882, e, e dalla sua più grande passione che era quella della, eh, dello studio, della collezione dei lepidotteri, quindi delle farfalle. Con una delle collezioni più importanti al mondo di farfalle eh, provenienti da tutto il mondo, che sono oggi conservate nel Museo Civico di Scienze Naturali Enrico Caffi, in cittadella, sempre in, in città alta, è eh, Curò che appartiene appunto a una famiglia eh, di origini svizzere, che è un cittadino d'Europa ante litteram, ma che nel 1859, qui lo vedete, in camicia rossa garibaldina, partecipa alla seconda guerra d'indipendenza e insieme a Francesco Nullo eh, combatte contro il presidio austriaco presente nella rocca eh, di Città Alta e ne determina, determina la fuga eh, dei soldati austriaci. Prima che Garibaldi dalla porta Garibaldi, quindi dalla porta San Lorenzo di, di Valverde, entri nella città alta già sgomberata di soldati austriaci, fatto che porterà nel piccolo della città di Bergamo al processo di unificazione nazionale, all'unità avvenuta poi nel 1861. E quindi un patriota, un eh, fondatore dell'Italia Unita, quindi mh, ingegnere eh, appartenente ad una famiglia di imprenditori con competenze scientifiche, con eh, attitudine alla ricerca scientifica e con, evidentemente, parlavo prima della sua, eh, del suo ruolo di fondatore eh, della sezione di Bergamo del CAI, lo dicevo all'inizio, 1873, e certamente anche alpinista. E quindi la prima traccia che abbiamo eh, della pratica della montagna di, da parte dell'ingegnere Antonio Curori sale proprio a questa prima ascensione della Presolana avvenuta eh, il 3 ottobre del 1870. E vi, vi voglio citare alcuni passi, ma prima, dopo aver parlato della famiglia Frizzoni e dell'avvocato eh, Federico, cugino di Antonio Curò, sono anche eh, tra loro parenti eh, di Antonio Curò, certamente ho bisogno anche di parlare di Carlo. Pietro Medici, eh, la guida alpina che accompagna Antonio Curò e Federico Frizzoni nella prima salita della presolana. Eh, vedete questa bellissima e rara immagine eh, della guida alpina Medici di Castione, di professione, più volte viene scritto nel suo, eh, nel suo libretto. Vedete, questo è l'attestato di guida per la presolana e i monti circostanti rilasciato dalla sezione di Bergamo del clevalpino Alpino Italiano a Pietro Medici di Castione presso Clusone Valseriana, rilasciata dal presidente della sezione del Cai di Bergamo Antonio Curò nel 1876, e quindi dopo eh, l'ascensione, eh, sei anni dopo l'ascensione del 1870. Ecco, il terzo protagonista è il protagonista più importante perché eh, da un lato, divago di nuovo, la piccozza che vedete qui eh, di, di Carlo Medici è conservata nell'archivio, eh, non è un documento ma è uno, un, un, un reperto, uno strumento eh, della pratica dell'alpinismo eh, molto importante che è conservata al Palamonti all'interno della collezione appunto di, di reperti legati alla storia dell'alpinismo e, e per me vedere, prendere in mano con tutte le cautele del caso la piccozza di Carlo Medici significa prendere in mano uno strumento che usava un guida alpina, che svolgeva la professione di guida alpina per eh, arrotondare, per completare la sua principale attività economica che era quella di taglia pietre, spacca pietre, Ebbene, la, la piccozza di Carlo Medici ha un bel manico robusto e, e io immagino le, le piccozzate che dava, essendo lui uno spaccapietre quando saliva su, sui versanti innevati o glaciali eh, delle Alpi Orobie, accompagnando i suoi clienti benestanti e appartenenti ad un ambito sociale molto diverso da quello da cui eh, Carlo Medici proviene e che però. Determina la sua conoscenza del territorio e la sua capacità di accompagnare eh, i signori. Così spesso venivano chiamati dalle guide alpine locali eh, sulla cima delle montagne. Poi vedrete qualche passo che, che vi cito. E quindi i tre protagonisti sono interessanti, eh, i primi due nella loro eh, storia eh, economica, culturale. Sociale, che è certamente la storia di una elite bergamasca di, di provenienza internazionale, eh, cosmopolita, poliglotta eh, ad alto livello di istruzione. E dall'altro lato, di eh, questo personaggio straordinario, come chiaramente eh, è straordinaria la guida baroni da Sussia in Valle Brembana, eh, a, a sua volta prima guida patentata della sezione di Bergamo del CAI. E, e quindi questo è l'altro elemento, quello del, del vissuto di questa ascensione, con, con questi tre protagonisti. E io mi sto avviando alla parte conclusiva eh, della mia presentazione, che volutamente è stata sia sintetica che, che rapida nei tempi, e, e però vi voglio, vi voglio leggere dei, dei passi legati all'ascensione che, che avvenne nel, eh, nell'ottobre del 1870 alla Presolana. E il primo dato che vi pongo è un dato innovativo, eh, sicuramente poco conosciuto e certamente non registrato nelle cronache delle prime salite. Eh, la Guida Alpina Medici di Castione spaccapietre aveva accompagnato in maniera così efficace nell'ottobre del 1870 eh, curò e, stop, e, e frizzoni sulla cima della presolana perché già c'era salito e eh, in un passo questo è ben chiara e ci dice anche che questa ascensione non è qualche mese prima o qualche anno prima ma era avvenuta eh, molti anni prima del 1870 e, e vi, vi pongo questa, questo passo. Siamo nel, nell'articolo pubblicato sulla rivista del CAI eh, nel 1870 da Antonio Curò. Eh, sostanzialmente, eh, quando si imbocca il, eh, il canale che porta lungo la via normale del... verso la cima. Eh, C'è un momento in cui i tre si fermano e, e Curò scrive: È quello l'unico punto per il quale sia accessibile il baluardo della presolana, dal lato meridionale. E se il medici non ci avesse ripetutamente assicurati che nella sua gioventù l'aveva altre volte ascesa da quella parte, confesso che avremmo ritenuto la cosa impossibile. Quindi, eh, in realtà, la presolana era già stata salita dallo spaccapietre medici magari anche da altri eh, cacciatori soprattutto eh, del posto negli anni precedenti quindi questa è un'ascensione ufficiale e poi un altro, un altro breve tratto che vi, voglio, che vi voglio leggere è legata alla friabilità di questa montagna che io che, che ho salito tante volte e ho preso l'ana ho ben misurato chi conosce questo unico modo di arrampicarsi su per le pareti di certi monti, sa quanta precauzione ci vuole per non smuovere i sassi che cadendo potrebbero offendere i compagni che vi seguono e come tale inconveniente sia quasi impossibile ad evitarsi completamente. È una circostanza che ritarda enormemente la salita e sempre ne accresce le difficoltà e i pericoli. E poi arriviamo alla al raggiungimento della cresta a pochi metri ormai dalla cima della presolana occidentale, in questa cronaca di ascensione del 1870, dove Curò scrive: Cito, mentre malamente adagiato consultavo la neroide che stabiliva la nostra altezza circa 1246 metri sopra la cantoniera, Frizzoni, quindi il cugino di Curò, arditamente e solo si dirigeva verso quella sommità più alta dove presto noi pure l'ormo seguendo l'esilissima cresta che per alcuni tratti ci obbligò a procedere a cavalcioni con una gamba penzolante verso la val di scalve e l'altra verso castione dopo qualche decina di metri potemmo abbandonare quella strana cavalcatura e raggiungere quasi sempre però a carponi la desiata desiderata meta qui nessuna traccia di precedenti ascensioni uno spazio non affatto piano di alcuni metri quadrati, formato da massi accatastati, ci concesse almeno agio di sedere comodamente e di godere con calma l'imponente spettacolo che ci si affacciava. Chi è stato di, di voi che siete collegati in cima alla Presolana penso abbia riconosciuto in maniera fotografica eh, le stesse sensazioni e lo stesso... Eh, paesaggio e gli stessi riferimenti che, che ci sono ovviamente oggi la storia geologica in 150 anni non è cambiata significativamente però arrivati in cima i tre e anche questo mi ha, mi ha molto divertito quando per preparare questa presentazione mi sono imbattuto in questo, in questo passaggio della presente eh, questo è molto diverso dal presente i tre si fermano, aprono lo zaino e, e Curò scrive: Nessuno di noi tre si sentiva appetito, fu invece vuotata la bottiglia di Ottimo Barolo. Quindi i tre quando arrivano in cima si scolano del vino, eh, tra l'altro ad alto tenore alcolico, a differenza delle di, di barrette energetiche e delle bevande eh, saline che, che probabilmente vengono bevute oggi quando, quando si arriva in cima alla presolana. L'ultima lettura, e poi sostanzialmente vado verso la conclusione, è un commento invece conclusivo eh, che Curò eh, redige in questa guida molto, molto interessante, che è stata pubblicata nel 1877 dall'editore milanese, ma di origini svizzere e di religione protestante, Höpli, o anche oggi. Eh, in campo editoriale, con una prefazione del Il professore di geologia Antonio Stoppani, presidente del CAI di Milano, quindi un sacerdote molto, molto particolare, risorgimentale, eh, cattolico, che scrive la prefazione ad una guida pubblicata invece da un eretico protestante bergamasco di adozione eh, come Antonio Curò. E in, questa, eh, in questa guida Curò, quando parla della presolana, è uno dei primi eh, delle prime montagne che vengono descritte da, da Curò in questa guida. Non dichiara di essere lui il primo salitore, rimane molto, molto sui generis. E però, a proposito della presolana, dice la salita della presolana, intendo quella della vetta culminante e non delle cime inferiori, che probabilmente sono di più facile accesso. Non offre vero pericolo a chi è molto pratico di montagne e non patisce di capogiro, ma non consiglierei a nessuno di accingervisi senza essere munito di solida fune e di esperta guida. Carlo Medici ha tutta la stoffa per formarne un'ottima e lo posso raccomandare con tutta coscienza a chi si invogliasse di tentare quell'escursione, che, fatte le debiti proporzioni, dà qualche idea delle difficoltà ed emozioni di cui vanno accompagnate alcune ascensioni nelle Alpi principali.